Ciao ragazzi, post partita di Bologna e Juventus terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Gol di Bernardeschi e di Ken. Allora, partendo dal presupposto che la Juventus in questa partita ha fatto turnover, perché chiaramente ottavi di finale di Coppa Italia non è una partita così tanto importante, quindi era giusto fare turnover. Infatti la Juventus ha giocato con giocatori quali Spinazzola, Bernardeschi, Ken, Douglas Costa, Khedira, Emre Can, insomma giocatori che nell'arco della prima parte della stagione non hanno giocato tantissimo, o alcuni addirittura non hanno giocato, come nei casi di Spinazzola e di Ken. Ken ha fatto pochissimi minuti, mentre Spinazzola non ha proprio giocato perché si è appena ripreso dall'infortunio al crociato. Allora, sicuramente partita gestita bene, magari nel finale abbiamo subito qualcosa, questo sì, però diciamo che è stata una partita abbastanza ordinata e abbastanza tranquilla, l'abbiamo gestita. Il modo migliore per ritornare a giocare è chiaramente una vittoria. Passiamo ai quarti di finale, Bologna che, ripeto, ci ha messo in difficoltà. Più nella seconda parte del secondo tempo che in tutta la partita, secondo me abbiamo gestito, abbiamo fatto possesso palla noi. Sono molto contento sia per il gol di Bernardeschi che dopo tanto tempo finalmente è ritornato a gioire, perché veniva da un periodo non positivo, ma anche perché non giocava, ragazzi. E poi è arrivato il gol di Ken, che sono ancora più contento di Ken perché poverino, cioè ha fatto pochissimi minuti, almeno una gioia la deve avere. Quindi sono molto contento del gol di Ken. Fortunoso, ma intanto è arrivato. Sono molto contento perché diciamo che si sta parlando tantissimo di una cessione di Ken. Io non voglio che Ken venga ceduto ad altre squadre. Ragazzi, abbiamo un classe 2000. Abbiamo un giocatore, un attaccante molto promettente, un attaccante che fa il caso nostro in ottica futura e non dobbiamo lasciarcelo scappare assolutamente. Io non lo darei né in prestito né cessione a titolo definitivo. Secondo me cresce molto meglio qua che vari prestiti che poi possono anche bruciarlo. Contro l'Hellas Verona, cioè il prestito, scusate, con l'Hellas Verona, nell'esempio, perché ha fatto una buona parte di stagione, ma poi il resto, secondo me, è stato molto bruciato Ken. E secondo me è meglio che cresca qua, sinceramente, che cresca in mezzo a campioni quali Ronaldo, Dybala, Mandzukic e tantissimi altri. Sono contento di aver visto Douglas Costa che quest'anno ha avuto una sfiga pazzesca tra lo sputo, tra l'infortunio, eccetera, eccetera. Gli hanno consigliato di giocare veramente poco nella prima parte della stagione. Spero che la seconda parte di stagione sia più soddisfacente per il brasiliano. Giusto far giocare sinceramente Emre Can e Khedira, due giocatori che sono rientrati da quasi un mesetto dal loro infortunio. L'unica cosa che non capisco è perché non far giocare Benatia e Rugani o anche Barzagli, basta che, cioè, secondo me non ha senso, perché sinceramente far giocare due giocatori già visti e rivisti, ovvero Chiellini e Bonucci, io in questo caso, visto che ce n'è l'occasione, che la Coppa Italia non è che sia la Champions League, con tutto il rispetto posso avere per la Coppa Italia, però in questa competizione magari meno gettonata rispetto alle altre, ovvero Serie A e Champions League, io sicuramente avrei messo giocatori quali il marocchino Benatia, che comunque, ragazzi, Benatia sta giocando pochissimo e secondo me meriterebbe più spazio date le sue qualità. Poi Rugani che deve giocare e Barzagli che l'ho visto pochissimo, ma io più che Barzagli preferirei vedere in campo Rugani e Benatia. Spinazzola, sono contento per lui. L'ho visto, la prima volta che lo vedo in campo con la maglia della Juventus. Ha giocato una discreta partita, non è che abbia fatto chissà che cosa. Più che altro, non sono sorpreso dell'ottima prestazione messa in scena da De Sciglio, perché ragazzi, se
sinceramente, è da parecchio che sta rendendo abbastanza bene. Anche questa prova è più che sufficiente. In fase difensiva, veramente poche volte lo superi, ecco. Quindi il mio video è finito, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al mio canale, lasciate like e seguitemi sui miei social, Twitch, Instagram e Facebook. Trovate tutto in descrizione. Detto ciò, ciao ragazzi!